Ogni libro è un universo, ogni libro di storia è un universo del passato, ma noi vogliamo che questo passato diviene presente e futuro, cioè ogni passato rappresenta un pezzo di vita, una vita passata ma una vita presente per quei che l'hanno vissuta. Allora la storia della Transilvania rappresenta una storia del popolo romeno in un certo senso, perché oggi la Transilvania rappresenta 40% del territorio romeno e della popolazione romena, ma nello stesso tempo la storia transilvana rappresenta la storia delle minoranze etniche che vivono accanto ai rumeni, cioè magiari, tedeschi, ebrei, diversi gruppi slavi, che sono una parte importante del passato comune, del presente comune, speriamo bene, del nostro futuro. La storia della Transilvania è in un certo senso anche una storia dell'Europa, di un'Europa piccola, dell'Europa piccola che mette insieme in Transilvania il popolo romeno, che è un popolo neolatino, ma anche tedeschi, cioè il gruppo germanico, ungheresi che sono ugrofinici, poi anche slavi, e questi gruppi formano in un certo senso oggi l'Europa, Europa unita. E per questo, conoscendo la storia della Transilvania, significa un po' conoscere la storia dell'Europa. Per questo noi siamo molto orgogliosi che questa storia, scritta all'inizio in rumeno e poi tradotta in diverse lingue, inclusa francese, inglese, oggi è stata stampata in italiano per questo popolo amico e per la nostra cucina, l'Italia, da dove arrivano il nostro nome, l'origine, la tradizione, la lingua rumena, e la tradizione nostra rumena di conoscenza in quello che concerne l'Italia viene almeno dal XVIII secolo, quando per la prima volta studenti rumeni sono arrivati qui in Italia, soprattutto a Roma, per imparare il latino, l'italiano, e per portare un simbolo della nostra latinità. Credo che queste convergenze sono importantissime per la conoscenza reciproca e per i legami nell'ambito dell'Unione Europea. Il libro potrebbe essere un simbolo di questa nuova Europa che proviamo tutti di costruirla in questi giorni, in questi anni. Noi festeggiamo quest'anno 100 anni della formazione della Romania moderna, della Romania intera, come diciamo noi, quando diverse regioni storiche che vivevano negli imperi che sono cadute dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, queste province come la Bessarabia, la Bucovina e finalmente la Transilvania nel 1° dicembre hanno deciso di unirsi con il Regno della Romania, e per questo da 100 anni quasi tutti i romeni vivono nello stesso stato chiamato Romania, e questo non è una cosa di piccola importanza. Siamo contemporanei dei polacchi, degli altri popoli cechi, slovacchi, jugoslavi, popoli baltici che hanno realizzato in quell'anno 1918 la loro unione e la formazione dei loro stati moderni, parti integranti della nuova Europa.